bentornati sul canale. Oggi, per variare un po' dai video haul che ho già fatto, ho deciso di fare un video unboxing. Vi dico già che la maggior parte di questi pacchi che vedete dietro di me non li ho aperti, alcuni li ho dovuti aprire per necessità, lo ammetto, e quindi direi di cominciare subito con quelli che ho già aperto. Il primo direi questo qui di Amazon, e sono qui anche con le mie forbici che si aprono e diventano tipo una specie di seghetto per aprire i pacchi. E comunque sia, questo è già aperto e vi faccio vedere subito che cosa contiene. E il primo oggetto è un uovo di Pasqua. Allora, sì, ammetto che è molto diverso da le uova di Pasqua a cui siamo abituati, ma praticamente qui in UK è molto 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 difficile trovarli come li abbiamo in Italia, e per lo più ci sono i miei vicini che stanno facendo casino, vabbè. E, vi dicevo, è la prima volta in vita mia però che trovo un uovo vegano. Infatti io, con la mia intolleranza al lattosio, non posso mangiare la maggior parte delle uova di Pasqua e sono molto molto curiosa di provare questo. Poi la confezione è troppo troppo carina. Altre due cose che ho preso su Amazon sono questo shampoo della Fanola. È mega mega famoso, è uno shampoo vegano antigiallo, ed è questa la ragione per cui ho dovuto aprire il pacco. E l'ho già provato una volta, ma a giudicare dai miei capelli non mi sembra che abbia fatto molto effetto, eppure le recensioni erano molto positive. Ma proverò di nuovo ad utilizzarlo, sicuramente lo utilizzerò fino a terminarlo, ma per ora non vedo nessun effetto, diciamo, di raffreddare il biondo. Non lo so, probabilmente devo anche cambiare tinta. E ultima cosa che ho preso sempre in questo pacco Amazon è un nuovo libro. È un libro di ghost stories classiche, e io sono mega appassionata del periodo vittoriano, e quindi ho detto, dai, voglio leggermi una raccolta di ghost stories, perché sembra veramente super carino questo libro. Proseguendo con i pacchi che ho già aperto, abbiamo questo qui enorme qui dietro, che anche stavolta è stato più una necessità che altro, ed è il pacco della stampante. Ok, ci siamo. E questa qui, dell'HP, presa sul sito ufficiale. Se siete alla ricerca di una stampante che costi veramente poco, vi consiglio di andare sul sito ufficiale, perché ho controllato anche sul sito italiano, costa pochissimo, tipo 50 euro con i colori inclusi, e ne avevo assolutamente bisogno perché qui è tutto chiuso fino a metà aprile. Avevo la mega urgenza di stampare dei documenti per stare qui, insomma, in UK, e quindi sono stata costretta a comprarla, ma devo dire che in realtà mi farà molto molto comodo anche per Vinted, perché ho deciso di cominciare a rivendere i miei vestiti anche qui in UK. Sono un po' in ansia perché è la prima volta che mi capita di spedire in un paese straniero, cioè, o meglio, vivere e spedire in un paese straniero, quindi speriamo che vada tutto bene. Che pacco apriamo adesso? Direi di aprire il pacchetto di Look Fantastic. Ho fatto un piccolo ordine, ma di cose che mi servivano, quindi, cioè, o meglio, in realtà non tutto quello che c'è in questo pacco mi serviva, ma c'erano alcuni prodotti che sto terminando e quindi volevo assolutamente ricomprarli, e io sono ancora qui alle prese con l'aprire il pacco. E vi faccio vedere come si presenta. Allora, qui in UK, non so come funziona in Italia, ma Look Fantastic invia sempre tipo dei volantini con degli sconti, vedete, sconti e questo genere di cose, che però io non utilizzo perché non mi piacciono le cose con cui sono in partnership Look Fantastic. Poi c'è solitamente un sacco di carta e ci sono i prodottini. Vi faccio dare una sbirciata. E allora, ho ripreso due dei miei prodotti preferiti di The Ordinary, che sono questi qui. Li ho quasi terminati, quindi per tenerli di scorta, mi piacciono veramente tanto. Ero mega curiosa di provare il nuovo correttore di The Ordinary, quindi ho detto, quale migliore occasione, visto che sto finendo quasi tutti i miei correttori, non so per quale motivo, tra tutte le cose make-up il correttore è quello che mi termina più in fretta di tutti. E devo dire che me lo immaginavo più grande, sinceramente,
Però devo dire che c'è molto più prodotto rispetto alla stragrande maggioranza dei correttori, perché ci sono ben 8 millilitri. E poi, altro prodotto che assolutamente mi serviva e non avevo la più pallida idea di dove prenderlo, era una nuova terra per il contouring. Infatti oggi non ho nessun tipo di contouring perché quella che utilizzavo era troppo vecchia, aveva cominciato a puzzare, quindi ho preso e l'ho buttata. E avendo la pelle così chiara, non sapevo che cosa prendere e alla fine ho preso questa piccolina, è una travel size, ma sinceramente ne uso talmente poca che per fortuna che esiste la travel size ed è da 2,5 grammi del brand Rodial, che scusatemi ma non lo conosco e mi sembra il colore perfetto per fare un contouring naturale e freddo come piace a me. Se siete dei fantasmini, questo colore è top e non l'ho pagato neanche poco, cioè penso che questa travel size costi più di 10 euro comunque. Non c'è la fattura, però probabilmente costa sì più di 10 euro, ma ho detto è l'unico colore che mi sembra adatto a me e sono contenta di averlo preso, non vedo l'ora di provarlo. E ultima cosa di Look Fantastic, ammetto di averla comprata. Non perché avessi bisogno, perché parliamoci chiaro, chi ha bisogno di una nuova palette? Non io di certo, però l'ho pagata meno della metà del prezzo di listino. Costava 56 pound e io l'ho pagata 22, 23, giù di lì, quindi meno del prezzo di listino. Ed è questa qui, la Venus XL. Io ho anche l'altra, sempre XL, e ho detto quella mi piace molto visto che costa così poco, che fa? Non la prendiamo anche quest'altra? Adesso ve la apro. Ha questa confezione trasparente, oltre a questa qui, quindi bene o male è arrivato tutto in perfette condizioni. E i colori, mamma mia, che belli! Quanto vorrei averla avuta oggi per truccarmi, sono questi qui. Sono stupendi, non vedo l'ora di utilizzarla domani, probabilmente. L'ho pagata veramente una miseria, quindi veramente sono mega contenta. Ed è finito qui il pacco di Look Fantastic, anche se ammetto che avrei voluto comprare molto di più, ma sto cercando di contenermi. Che pacchetto passiamo adesso? Direi questo qui, piccolino, che vi dico già che è una collaborazione. Ed è di un brand che a me piace un sacco, che si chiama Etalob. Vi lascio il link ovviamente in descrizione, così potete andare a vedere i gioielli che fanno, perché sì, è un negozio di gioielli e i loro accessori in generale sono stupendi. Non solo sono bellissimi, ma sono anche di ottimissima qualità. Io sono molto picky per quanto riguarda i gioielli, perché preferisco avere meno, ma di migliore qualità, in modo tale che se una cosa mi piace veramente tanto non si rovina con l'andare avanti del tempo, perché io detesto quando i gioielli si scuriscono, viene quella piccola patina verde di ruggine. Ecco, per questo io preferisco sempre spendere i miei soldi in gioielli fatti bene di qualità. E quindi sono mega felice di farvi vedere questi. E le confezioni sono veramente super belle, anche se dovete fare un regalo. E si presentano così, c'è la protezione e la scatolina è super carina. Davvero sono stupendi e vabbè, c'è ok, il gioiello è qui, ma mi piacciono veramente tanto e questo anello quando l'ho visto ho detto no, assolutamente deve essere mio. Di loro ho anche un altro anello con una rosa e una collana e tutte e due sono stupendi, ma di che stiamo parlando? È stupendo. Anzi, me lo tolgo così magari riuscite a vederlo meglio. È bellissimo, bellissimo. E infatti anche credo uno degli anelli più costosi che ci sono sul negozio, ma è fatto divinamente. E l'altro oggetto, anche qui è un anello, questa volta di genere totalmente. Oh, l'ho fatto volare via, ovviamente.
E stavolta è un anello meno pacchiano, diciamo così. E questo è veramente, veramente bello pure con tutti i rovi e i due cuori. Questo può essere veramente un regalo bellissimo anche per una persona che amate o che volete bene. Che belli. Nulla da dire, sono veramente troppo, troppo belli. Li adoro. E soprattutto, oltre che essere veramente curati nei minimi dettagli, non si rovinano appunto, perché i loro gioielli, quelli che ho già, li ho da più di 6 mesi e non si sono minimamente scuriti o danneggiati in nessun modo, quindi mega approvati. Organizzerò anche un giveaway sul mio Instagram per questi gioielli, o meglio, per un buono da 250 dollari da spendere sul loro sito. Ma purtroppo, per quando vedrete questo video, il giveaway sarà sicuramente già andato. Vabbè, mi dispiace, spero di poterlo organizzare magari anche per YouTube in futuro. Perché se il canale cresce, Etalove mi ha già detto che potrò organizzarli anche qui su YouTube, i giveaway, quindi mettete mi piace, iscrivetevi al canale se vi piace questo video, che per fortuna qui in UK si possono organizzare i giveaway, non è come in Italia che c'è bisogno del notaio e tutte queste cose, quindi sotto questo punto di vista mi sento mega fortunata perché posso finalmente tornare ad organizzarli. Gli ultimi 3 pacchi sono, vabbè, un mio ordine per l'H&M. Qui credo che ci sia uno zainetto che ho comprato recentemente, non vedo l'ora di farvi vedere. Quindi direi di passare a questo pacco qui, che è di My Protein. Sicuramente lo conoscerete. Dicevo, i loro prodotti sono veramente buoni, mi ci trovo benissimo. E anche per un fatto di quando devo lavorare e non ho molto tempo per prepararmi qualcosa, soprattutto a livello di snack, io compro i loro biscotti e le loro barrette. Vi faccio vedere subito. Questa volta ho voluto prendere qualcosa di diverso da quelli che avevo già provato. E si presenta così il pacco. Quindi ben protetto e questa cosa ci piace. La prima cosa che ho preso sono queste barrette. Avevo provato anche quelle al sea salt e mi piacciono molto, quindi ho detto proviamo anche queste. E ho preso anche questi biscotti, anzi biscotti è un diminutivo, un biscottone. E anche stavolta ho preso un gusto diverso da quelli che avevo provato e siccome mi erano piaciuti un sacco ho detto proviamo anche qualcosina di nuovo. Stiamo per concludere questo video e quindi passiamo prima al pacchetto più noioso. Dall'H&M solitamente io compro molto poco e ci compro capi che mi servono nella vita quotidiana, quindi solitamente calzini, cannocchiere, questo genere di cose. Avevo il mese scorso comprato 2 cannocchiere, mi erano piaciute un sacco e visto che ho dovuto buttare tutte quelle che mi ero portata dall'Italia, ho detto, prendiamo un'altra cannocchiera, già che c'ero. Che fa? Fai un ordine solo per una cannocchiera? Quindi ho preso altre cose. Credo che la cannocchiera sia questa qui ed è una cannocchiera a costine, abbastanza spessa, quindi se avete freddo tipo la pancia è ottima davvero. E la cosa bella è che sono delle cannocchiere che non sono fatte solo per essere indossate come intimo, ma per poterci anche andare in giro, quindi per me è un grande plus ed è fatta così, ha la bretella abbastanza sottile ma non sottilissima, perché quelle sottilissime tendono, almeno a me, a allargarsi talmente tanto che alla fine la cannocchiera mi cade di dosso e io ho preso una taglia M, visto che ho una terza slash quarta di seno e davvero questa ve la consiglio perché è ottima. Per rimanere in tema di cose noiose, ho preso un mega pacco di calzini, credo che siano 5 paia. Vabbè, sono normalissimi calzini neri. E ho voluto prendere una cosa, come vedete, taglia M, ma non si capisce cos'è. Perché qui in UK ho notato che a differenza dell'Italia, le ragazze indossano tutte quante, letteralmente tutte quante, dei leggings che invece di rimanere aderenti su tutta la gamba, diciamo dal ginocchio in sotto, iniziano ad allargarsi un po' tipo a campana e hanno un piccolo spacchetto laterale. Questo che permette al leggings di andare al di sopra della scarpa e devo dire che sono veramente, veramente carini. Li ho visti sempre indossati tipo con le felpe, queste cose così. E
ho detto, vabbè, costano poco perché mi sembra non c'è il prezzo, cosa molto strana. Non c'è il prezzo. Credo di averli pagati 10 pound e sono così. E come vedete è fatto così, che quindi si allarga e c'è lo spacchetto. E non vedo l'ora di indossarli, penso anche con un maglione oversize come questo o con una felpa. Devono essere veramente carini, quindi speriamo di aver azzeccato la taglia perché davvero di questi, anche se è un capo noioso, sono molto entusiasta per dare un tocco un po' diverso rispetto a quando metto i classici leggings. Sono accorta ora che mi ero dimenticata di questo pacchetto perché l'avevo spostato e anche questo è un pacchetto di una collaborazione con un negozio che non conoscevo, è la prima volta che ci collaboro. Che si chiama Vanilla Underground. Sì, lo so, molti di voi adesso staranno ridendo perché sembra il nome di un ipotetico negozio per te fatto da me. E quindi ho detto, va, già solo per il nome mi fa un po' ridere perché sembra letteralmente il mio negozio. E ho detto, accettiamo questa collaborazione. La bustina è molto carina, devo dire. E mi hanno proposto di provare i loro capi dedicati a Stranger Things. Qui c'è il modulino del reso. E sono una t-shirt e una felpa. A me piace molto Stranger Things, quindi ho detto, ah, perché no? Proviamo un po' queste cosine. Ve le faccio subito vedere. Mi sembra di ricordare di aver preso la taglia L per entrambi perché li voglio indossare molto oversize. Ed è la t-shirt è fatta così. Molto molto carina ed è un po' diversa rispetto a quella che avevo già di Stranger Things, quindi sono molto contenta. Mi sembra anche fatto bene, il cotone è molto morbido e c'è anche l'etichetta, in realtà è molto carina. Guardate, super carina. Vediamo subito anche la felpa. Nel frattempo sta diventando un campo di battaglia il salotto e la felpa invece si presenta così. Con il logo classico. Anche questa è molto carina. Allora, di tessuto mi convince un pochino di meno per il semplice fatto che è una di quelle felpe un po' leggere. Cioè, potete sentire che è comunque il tessuto della felpa, ma non di quello invernale che dentro è tipo un po' pelosino, no? È una felpa un po' più leggera adatta alla mezza stagione, che in realtà non mi dispiace perché non ne ho neanche una. Anche se non mi convince perché se metto una felpa solitamente la vorrei un pochino più pesante, però magari uno di quei tipi di capi che riesco a sfruttare molto per la primavera estate inglese. E anche questa, molto carina, soddisfatta. Vi metterò sicuramente delle foto da indossato delle cosine che ho ricevuto e passiamo all'ultima cosa, questa volta che ho comprato con i miei soldi, che è in questo pacchetto. E vi dico già che l'ho comprato su Truffle Shuffle, che è un negozio con cui ho collaborato svariate volte. Loro sono veramente bravissimi. E questo zainetto lo volevo già da dicembre, credo, ma era in pre-order. E quindi ho detto, vabbè, dai, non mi metto a preordinarlo perché, boh, non lo so. Poi alla fine, proprio qualche giorno fa, è diventato disponibile sul sito e in più Truffle Shuffle ha messo il 20% di sconto e quindi ho detto no, lo devo comprare. Allora c'è la ricevuta, si presenta così, tutto incartato, è uno zainetto di un brand che si chiama Diffused, una cosa del genere. Comunque vi lascio i link di tutto in descrizione così che voi possiate andarla a trovare se volete. Questi zainetti secondo me sono in numero limitato perché non mi sembra che sia un brand che abbia un grande quantitativo, perché credo che addirittura non abbiano neanche il sito, quindi mi sanno tipo di Loungefly per chi è appassionato di questo genere di zainetti, che quindi hanno uno stock molto limitato. E quando ho visto questo zainetto ho detto, no, dai, lo devo comprare. Come potrete vedere, sono mega appassionata di Pokémon e soprattutto nell'ultimo anno, col fatto che in generale le cose geek hanno
hanno cominciato a invadere il mondo normale, chiamiamolo così, moltissimi brand hanno cominciato a sfornare collezioni a tema Pokémon o comunque in generale a tema di videogiochi, anime, eccetera. E quindi, come potete vedere, ha il berretto di Zavvi, mentre il maglione di AliExpress, sì, lo so, vabbè, però vi posso assicurare che anche il maglione è di super qualità, vi lascio i link anche di quello che sto indossando. E quindi, per completare la mia collezione, si può dire così, di roba Pokémon, ho comprato anche questo zainetto. Ma di che stiamo parlando? È bellissimo, bellissimo. È la dimensione giusta, per me almeno, per uno zainetto, perché io non sono solita portarmi 10.000 cose quando vado in giro, però ci sono delle volte in cui magari vorrei un pochino più di spazio per mettere la fotocamera dei vlog, che è questa con cui sto registrando, oppure mettere la mia Instax Mini e tutte queste cose qui, e nelle borsine piccole che di solito utilizzo non c'è molto spazio. Quindi sono sempre alla ricerca di zainetti piccolini, ma non troppo, e questo secondo me è la dimensione perfetta. Sono mega contenta dell'acquisto, speriamo che anche di qualità sia buono e che non si rovini subito. E si conclude qui questo video unboxing. Fatemi sapere se preferite questa tipologia di video invece che i classici video haul, perché devo dire che io sono un po' indecisa, non so quale tipologia di video mi piace di più, perché mi piace vedere i video di spacchettamento senza che sai esattamente che cosa c'è dentro, perché può sempre capitare che qualcuno vi invii un qualcosa che non avete chiesto, che comprate e l'azienda vi manda qualcosa per errore. Quindi mi piace l'alone un po' di mistero riguardo a questi pacchi. Oppure, se preferite, i video haul tradizionali dove anche indosso i capi. Ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Ciao!